Agricoltura, termine latino, a sua volta da agricola, contadino, parola composta da ager, cioè campo, e colere, coltivare. Per agricoltura, infatti, si intende semplicemente la coltivazione dei campi. Due citazioni particolari. Boccardo: l'agricoltura, nel più largo significato della parola, è l'arte di ricavare il più gran frutto possibile dai capitali e dal lavoro impiegato nella coltivazione del suolo. Silone: tu sei un contadino e l'agricoltura si regge sui proverbi, ma la verità, fortunatamente, è il più grande dei proverbi. Massimo De Cinzio, organizzare una cosa del genere è semplicemente pazzesco, però siamo già alla quinta edizione e tu mi confermi che è pazzesco. È una bella corsa, perché si può partire anche con un po' d'anticipo, ma poi alla fine le cose succedono tutte all'ultimo. Però va bene, c'è una grande squadra che lavora con noi, c'è l'Unione Cuochi Abruzzesi, ci sono le ragazze dello staff, no, devo dire che c'è tutto funziona, soprattutto quando vedi la sala piena, strapiena, stracolma di persone che vogliono conoscere e apprezzare la cucina abruzzese, ma soprattutto vedo cuochi che parlano con i cuochi che parlano con il mondo della produzione. E la cosa bella, il vero scopo di Meet in Cucina è proprio quello: far incontrare le persone che parlano lo stesso linguaggio del territorio. Una formazione fondamentale per la nostra regione abruzzese, quella sua, per i suoi discepoli che sono tantissimi, ma soprattutto per una cucina che sta migliorando ulteriormente in Abruzzo nel rapporto con le altre regioni. Questo ci interessa, ci sta particolarmente a cuore. Sì, sta migliorando in maniera notevole, già basta vedere la critica gastronomica nazionale che peso sta dando alla nostra regione. Nel giro di pochi anni è aumentato in maniera considerevole il numero dei ristoranti stellati in Abruzzo, e tutte le regioni hanno delle insegne stellate. Sicuramente sta crescendo la consapevolezza che il territorio ce la può fare, il territorio difficile, piccolo, a volte isolato dalle grandi città del nord, però sta diventando un valore aggiunto. Questo isolamento sta diventando il nostro nuovo lusso, l'isolamento di stare in un territorio e far vivere delle esperienze a dei clienti che dall'Italia e dall'estero arrivano qua, scoprono qualcosa di vero, di unico, di puro, di genuino ancora. E la cucina gioca un ruolo fondamentale. Il ruolo fondamentale è quello di capacità di attrarre il pubblico che ama il cibo e poi scopre vicino a quel cibo delle realtà, dei contesti naturalistici incredibili e poco conosciuti, perché poco comunicati, ahimè. Il giovanissimo Danilo Cortellini, già da qualche anno chef dell'ambasciata italiana a Londra, è un'esperienza sicuramente bellissima, te lo dico io, immaginiamoci un po' dalle tue parole che cosa verrà fuori. Beh, sicuramente è una bella esperienza, vivere a Londra già di per sé è un valore aggiunto, la vedo così, e rappresentare l'Italia, nel mio piccolo anche l'Abruzzo, ne sono molto orgoglioso, mi sento il peso, il carico, il dovere di portare alta la bandiera della nostra cucina, regionale soprattutto. Stiamo parlando di Londra, una città incredibilmente popolosa, il tuo piccolo, il nostro piccolo Abruzzo, ogni tanto dici con orgoglio: io sono abruzzese? No, io lo ripeto con orgoglio, anche troppo, sui social, dappertutto. A volte sembra che lavoro per il turismo, ma in realtà porto avanti la bandiera dell'Abruzzo con la cucina, non ho paura di servire timballi o arrosticini, anzi li faccio a mano perché... E tutti ti applaudono sicuramente. Beh, nessuno si vergogna quando gli metti davanti un piatto di timballo, sicuramente. Gregorio Rotolo è un po' un'istituzione, non soltanto del, come si dice, bio, prodotti veramente ed effettivamente genuini, ma anche perché è un personaggio. Gregorio, allora, voi lavorate innanzitutto con un elemento fondamentale che è la passione. La prima cosa, se non c'hai passione questo lavoro non lo puoi fare. La passione per fare prodotti di qualità, questa ce l'ha inculcata perlomeno mio padre, e diceva sempre: dobbiamo fare sempre qualità, 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 qualità. Poi le certificazioni del biologico sono venute dopo, per dare risposta alle persone che vengono e dicono: sì, ma fai il bio? Sì, lo faccio, faccio il vero bio. Con quali materiali lavorate? Ma noi lavoriamo prima cosa con il territorio, con le nostre montagne, con il nostro pascolo. Questa è la cosa più importante.
quello che diamo in alimentazione agli animali è tutto prodotto o da noi o compriamo in aziende agricole biologiche in pianura, anzi riusciamo a mantenere, a far mantenere anche queste piccole aziende che ci producono fieno o mais o favino o orzo. La cosa importante è che non facciamo antibiotici sugli animali, facciamo solo prevenzione con dei vaccini mirati sull'azienda, con un veterinario che ci abbiamo ogni 15 giorni in azienda, e se c'è qualche problema, perché i problemi poi sono le medicine sugli animali, gli antibiotici, l'antibiotico che se vai a mangiare un animale assuefatto da antibiotici ti assuefai anche tu. Grosso qui, un presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo. Allora, per una regione piccola come l'Abruzzo, che indicazioni ci dà? Sì, beh, io vengo da una regione che è altrettanto piccola, la Basilicata. Fino a tempo fa non si parlava, invece... La bellissima Lucania. Grazie. E sicuramente noi abbiamo fatto tanto per far conoscere il territorio e le tipicità. L'Abruzzo sicuramente è pronto per fare questo perché ha dei grandi prodotti tipici, ma aggiungo che anche dei grandi cuochi. Non dimentichiamo che tra i tanti stellati che sono in questa regione ci sta Nicolò Mito, un 3 stelle Michelin, quindi il massimo per chi va a ambire a quel tipo di premio, di categoria. Io trovo una grande somiglianza col nostro territorio dove provengo, siamo persone sanguigne, quindi uso il termine molto alla mano, e questo si vede così anche nel tipo di cucina che si fa e nel tipo di produzione. Parlare di tartufi in Abruzzo sembra un'audacia, in effetti non è così, che nella sua zona Borrello c'è veramente di tutto e di più. Questa esperienza bellissima ce la racconta lei. È vero, e il nostro territorio è uno dei territori più vasti per la produzione di tartufo bianco pregiato e di tartufo nero scorzone, da Villa Santa Maria fin sopra Castel di Sangro, e ha una grandissima produzione di tartufo, quindi l'Abruzzo può proporre il tartufo tutto l'anno. Negli ultimi anni molti cuochi abruzzesi hanno scoperto questo prodotto, che era conosciuto più fuori regione che all'interno dell'Abruzzo. Ci fermiamo in un altro stand, Stefano Di Fiore, tu ci garantisci tutto questo, perché quando sente parlare, non so, di ventricina e salumi vari, ci sono sempre tanti punti interrogativi. Beh, il discorso è che sì, oggi magari ci si riempie la bocca di genuino, però poi bisogna leggere bene le etichette sui prodotti. Io qui dietro ci metto passione, faccia e etichetta, cioè nel senso, leggendo la mia etichetta sui prodotti non c'è zero chimica, quindi zero nitrati, nitriti, solo sale, peperone in polvere e semi di finocchio, le spezie che ci dà la terra. Sono un'avventura qualsiasi, mi sono trovato per strada qui dalle parti di Pianella, ho visto una birreria particolare. Questo signore che si chiama Mauro, io voglio chiedere un bel bicchiere di birra accanto a Melania, e a voi due voglio chiedere perché uno dovrebbe bere questa birra definita agricola e che differenza c'è rispetto alle altre. Cerchiamo di offrire il prodotto più naturale possibile, agricolo perché partiamo dalla cura del prodotto, dalla semina della materia prima, che è l'orzo da birra, l'orzo distico, e poi perché, a parte che fa bene la birra, questo si sa insomma, ma cerchiamo di trasmettere nelle nostre birre la nostra passione, la qualità, e spero che la cosa venga recepita. Vediamo questi vari contenitori, che cosa si tratta? Spiegaci bene. Questo è il nostro impianto di produzione, il primo tino è un tino dove praticamente mettiamo dell'acqua in deposito. Poi c'è scritto numero 2. Esatto, dove l'acqua viene riscaldata per fare da servizio a tutte le lavorazioni
che si svolgono su questo impianto. Questo è il classico impianto di produzione dove si effettua la famosa cotta della birra. Sono tre tini, come vediamo. Il primo tino è un tino che inizialmente fa la funzione di ammostatore, quindi mettiamo acqua tiepida, mettiamo la miscela dei malti che vengono precedentemente passati al mulino, quindi i chicchi devono essere schiacciati ma non eccessivamente, perché deve permettere all'acqua di penetrare nel chicco per estrarre tutte le sostanze che servono poi per creare il mosto di birra. Quindi si lavora a diversi step. Quando si raggiunge il punto in cui c'è la verifica del rilascio degli zuccheri, possiamo procedere con la lavorazione. Tutto il prodotto, attraverso questi canalizzazioni sottostanti, vengono trasmessi in questo altro tino. Questo è un tino dove avviene il filtraggio, un tino di filtraggio. Abbiamo una base. Numero 3. Esatto, abbiamo una base con delle lamelle dove la parte solida praticamente si deposita sul fondo, il liquido comincia a defluire e viene aggiunta acqua calda fino ad avere praticamente la misurazione che noi stiamo, diciamo, ottenendo a seconda della ricetta. La parte solida viene poi espulsa a fine processo ed è un ottimo alimento per gli animali, per le mucche, per le pecore, e quindi diciamo che non va buttato nulla ed è anche molto nutriente, diciamo, viene assimilato alla pappa reale per la persona. La parte liquida viene quindi di nuovo inserito in questo primo tino, nel tino 1, dove adesso andiamo a fare una seconda lavorazione, ovvero viene portato ad ebollizione. Saliamo a una temperatura di oltre 100 gradi, a quel punto si cominciano a inserire i luppoli. I luppoli possono essere di aroma o di amaro, e quindi inizialmente di solito si inseriscono i primi, che sono da amaro, e poi il blend è un po' a discrezione del birraio stesso. Prima di passare sull'altro fronte, domanda scontata, essendo birra agricola fate tutto voi, quindi dal produttore al consumatore nel vero senso della parola? Prevalentemente tutto nostro, nel senso che noi iniziamo ad avere la materia prima pensandola, diciamo, dalle origini, quindi abbiamo dei campi, seminiamo il nostro orzo, seguiamo tutto il processo di semina, di maturazione, dopodiché conferiamo questo orzo al maltificio che ce lo restituisce e costituisce la materia prima principale di tutte le nostre birre. A volte, ovviamente, per fare diverse tipologie aggiungiamo piccole percentuali di altre materie prime, ma proprio, diciamo, quantità irrisoria. Esatto, veramente minime. Con questo discorso siamo all'attivo con 6 tipologie differenti di birre. Luppolo? Il luppolo lo acquistiamo, al momento non siamo ancora strutturati per averne del nostro, ma... Però ce l'avete in progetto. Sì, il pensiero in progetto c'è. Ci trasferiamo all'altro lato. Melania, allora qui abbiamo altri contenitori, tini li chiamate voi, ci sono dei nomi, Cristi, Black, Maya, eccetera. Di che cosa si tratta? Queste sono, diciamo, alcune delle nostre birre. La Cristi è una birra di 5 gradi, una bionda, una golden ale, quindi una birra che si accosta tranquillamente a qualsiasi piatto vogliamo considerare. Poi andiamo su una Black Maya, una birra da 5 gradi, una stout, una milk stout come tipologia, molto particolare, associata dei dolci, al panettone sotto il periodo delle feste, al cioccolato, da meditazione anche con un bel... Stai provocando. Ci proviamo. E poi la Riva invece è un'altra birra da 8 gradi e 4, una birra molto più importante, una birra stile belga, ottima con dei formaggi decisi, quindi il contrasto è veramente particolare. Ci possiamo anche associare la nostra gelatina di birra sul formaggio e abbiamo fatto... Bingo. Bingo. Melania, voi sulla base di che cosa scegliete di fare un tipo o un altro tipo di birra? Perché ce ne sono tantissime di varietà. Il mondo della birra è bella perché è molto vario. Ci piace creare diversi stili, molto diverse fra di loro le nostre birre, e per accontentare un po' tutti i gusti, no? Sia le nostre curiosità ma anche i gusti della nostra clientela. Proprio clientela che invitate certe volte in un pub che vi siete inventati per associare la produzione alla consumazione diretta. Il nostro settore agrituristico che abbiamo un pochino modellato affiancandola alla birra a un agri-pub. Quindi cosa proponiamo? Le nostre birre con dei taglieri interessanti, sempre con prodotti locali, quando non è nostro, col nostro olio in modo particolare, perché noi nasciamo anche come produttori di olio. E poi gli arrosticini che sono un po'... Quelli non mancano mai. Del territorio, esatto.
Allora Melania, qui stiamo vedendo qualcosa di molto particolare, molto singolare, che vi caratterizza. Di che cosa si tratta? C'è anche una novità. Sì, noi nella nostra attività, oltre a lavorare qui sul posto, quindi in sede fissa, facciamo d'estate soprattutto delle manifestazioni esterne, che sono sia le fiere dell'agricoltura, eventi particolari dove hanno il piacere di avere la nostra presenza. Da 2 anni abbiamo le famose Ape Spina con diversi modelli, abbiamo all'attivo queste 2 api. Ci piace lavorare ma anche con particolarità, come anche il banco, dove abbiamo praticamente creato un pianale con diciamo tutto a vista l'orzo, che è proprio quello sì, nostro, sì, proprio di nostra produzione. L'idea di chi è stata? E questa è l'idea di mio marito, sinceramente. Mauro? Sì, l'ha realizzata anche lui. Bravo Mauro. Sì, lui si diletta in questo. Melania, qui è un po' il riassunto di tutto su un tronco portafortuna, perché in effetti c'è l'esposizione vincente. Allora, di che cosa si tratta? Ma è la gamma delle nostre birre. Abbiamo diverse tipologie. La Riba Riba, che è una triple da 8 gradi e 4, che ha vinto anche Best Italian Beer 2016. Abbiamo la Valenti, che pure è stata diciamo vincente in diversi concorsi, da 5 gradi e 5, una bella ambrata che è molto particolare. Una Black Maya, una Stout da 5 gradi, e una Golden Ale, la Christie, una birra da 5 gradi, e poi la Lupus, che è una Blanche, una birra un po' più delicata, 4 gradi e mezzo, ottima di primavera estate per diciamo il sentore della buccia d'arancio, del coriandolo, quindi anche d'aperitivo se vogliamo così dire. E le gelatine. Cosa sono le gelatine? Gelatina di birra è una nostra curiosità iniziale, poi l'abbiamo cominciato a produrre, l'apprezzata parecchio, sì, è ottima, soprattutto abbinata a dei formaggi semistagionati. Bionda e rossa sono 2 tipologie che alterniamo qui al nostro locale. Solo una curiosità finale, non ci dormi la notte per pensare a tutta questa roba? Vabbè, quando c'è la passione nascono le idee, si continua insomma a creare quello che si può. Ci manca un pezzo, che cos'è quel barilotto che sta giù in basso? Allora, noi oltre la birra in bottiglia, oltre a diciamo produrre fusti per locali o anche per privati che magari a volte hanno la loro spillatrice. Idee regalo ci sono anche? Sono idee regalo, esatto, di ogni budget, a partire da una bottiglia singola a confezioni un po' più elaborate. E poi abbiamo questo fustino da 5 litri che è bello sia da regalare ma come anche da bere in compagnia, quindi con una bella tavolata, un po' di amici, a caduta, quindi semplice, senza nessun bisogno diciamo di una spillatrice o altro. 5 litri hai detto? 5 litri, esatto. Galvano è un cultore, il mio operatore. Galvano, vacci piano. E la Maiella alle mie spalle, un angolo bellissimo di mondo, soprattutto quello abruzzese. Siamo nell'area di Casoli, Vivai De Laurentiis. 90 anni di storia, questo è l'anno giusto, ne parlo con Moreno Pinto, che è il titolare di questa azienda, che ha una sua continuità nel tempo ed è già una grande soddisfazione. Mi inserisco subito dicendo 90 anni e non sentirli. Noi praticamente siamo uno dei vivai più longevi abruzzesi, siamo per fortuna la 3ª generazione, ci avvieremo per la 4ª. La nostra azienda è sorta nel 1929 con mio nonno. Noi siamo cresciuti e nati con la produzione di olivi, piante da frutta e viti per quel periodo. Ci siamo praticamente evoluti e spostati verso una produzione di piante ornamentali. Al momento noi siamo specializzati per quanto riguarda piante ornamentali da esterno e soprattutto cespugli e conifere rampicanti nella tipologia di vaso che va da un 16 cm di diametro fino a un 22 cm di diametro. Quindi il nostro mercato è orientato prevalentemente verso garden, verso operatori, vivaisti, comunque professionisti. Questo sul territorio nazionale, in parte anche all'estero. Cosa che vi caratterizza in maniera particolare rispetto a tanti altri vivai, tra virgolette, generici? La volontà di orientarci a una meccanizzazione per abbattere i costi di produzione e per quanto riguarda un elevato standard qualitativo. Questo ci è anche favorito da un microclima molto particolare che abbiamo nella nostra vallata e da un'ottima acqua che attingiamo dal fiume verde che ci offre la nostra montagna. Quindi queste caratteristiche associate a i 90 anni di esperienza
riusciamo a produrre un prodotto di qualità e ci ostiniamo ad alzare sempre il livello dello standard quantitativo e qualitativo. In un ambiente così bello come quello che vediamo alle nostre spalle, Moreno, voi non potete tradire, tra virgolette, dove vi trovate, perché avete fatto una scelta di tipo etico. È facile dirlo in questo contesto naturale in cui ci troviamo, e l'etica ci impone a lavorare in un certo modo, dove tutte le aziende o gran parte delle aziende in Italia, anche all'estero, inseguono le performance con stimolanti, con fertirrigazione, con quant'altro, noi vogliamo restare saldamente ai nostri ideali naturalistici nel coltivare con alcuni metodi. Stiamo investendo sotto l'aspetto meccanizzazione, ricerca per quanto riguarda, per migliorare sempre di più questo livello. Come dicevo, siamo specializzati su questa tipologia di vaso, siamo andati su questa tipologia perché la nostra non vicinanza, diciamo così, dall'autostrada fa sì che a livello logistico a volte ci possono essere dei problemi, quindi abbiamo cercato di standardizzare questa tipologia di vaso per arrivare in modo più celere e veloce con sistemi di trasporto, con dei trasportatori convenzionati praticamente in tutte le aree italiane, avvalendoci anche di agenti sul territorio e seguendo i nostri clienti nelle fiere più importanti a livello nazionale e anche qualche fiera europea, per essere sempre presenti sul mercato, anche mettendo in linea un sistema di newsletter dove il cliente viene seguito per quanto riguarda le disponibilità mensili, con un'attenta gestione delle disponibilità. Questo naturalmente per forza di cose su un mercato molto aggressivo e molto dinamico che è il momento, cerchiamo di segnare il passo e ci attestiamo tra le aziende più dinamiche al momento per far sempre meglio. Ma c'è anche una curiosità, che siete stati i primi, se non sbaglio, a inserirvi in un discorso online, così? Esatto, noi già da oltre 15 anni abbiamo messo in linea un sito per un e-commerce, il nostro sito si chiama speedplans.it, dove abbiamo offerto sulle piattaforme che a quei tempi si usavano a livello digitale o per l'elettronica, l'abbiamo applicato nel settore delle piante. Ormai tantissime aziende lo fanno, noi siamo stati tra i primi. Non avendo un bacino d'utenza nel territorio abbastanza limitrofo dove ci troviamo, abbiamo pensato di arrivare anche su altre fasce di mercato con dei metodi già consolidate per altre tipologie di prodotto. Che rapporto c'è tra il mondo vivaistico nazionale italiano per estendere il tutto a livello europeo? Perché ci sono delle cose interessanti e curiose che tanti non sanno. Faccio parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'AMBE, che è la sigla di Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori. Praticamente è l'unica associazione che raggruppa tutti i poli vivaistici italiani e quindi poi siede al tavolo di concertazione del Ministero, della Comunità Europea e quindi per cercare di mettere tutti insieme. Al momento raccogliamo tra poli vivaistici, vivaisti e aziende più rappresentative circa 1000 unità, e quindi parliamo di un mercato abbastanza importante, perché parliamo di oltre il 5% della produzione nazionale agricola, non trascurando il fatto che forse ci dimentichiamo spesso che noi siamo in Italia i primi produttori di piante ornamentali da esterno di Europa. Quindi questo a volte ce lo dimentichiamo anche noi. Quindi siamo riusciti nel corso degli anni a creare questo tavolo, un'associazione che oltre a offrire servizi, newsletter, consulenza, tutte le problematiche di esportazione che ci possono essere, effettivamente abbiamo messo sul piatto le problematiche maggiori, perché per noi è fisiologico che ci sia un'esportazione adeguata e negli ultimi anni soprattutto a causa di problematiche fitosanitarie, vediamo la xylella come uno degli ultimi, il punteruolo, tantissime altre problematiche fitosanitarie e non da meno tutte le problematiche che c'è stato con l'embargo della Russia in tantissime zone che acquistavano piante dall'Italia, c'è la guerra ahimè in questo periodo e in tante altre dove si stanno organizzando anche per produrre. Quindi questa associazione si pone sotto questo aspetto di prestare diciamo un servizio, diciamo anche soccorso in alcuni casi, e finalmente siamo riusciti a fare una voce unica del nostro settore e in questo diciamo stiamo portando avanti tantissimi progetti in questo momento. Bene, adesso ci trasferiamo nella parte più pratica e vediamo che cosa succede con uno dei tuoi macchinari privilegiati e soprattutto quelli di assoluta avanguardia, anche perché non è l'unico, almeno per il momento. Questo
questo è un impianto per fare del terriccio, è ancora in fase sperimentale, lo stiamo perfezionando insieme all'azienda che l'ha realizzato, è una delle pochissime, dei pochissimi sistemi in tutta Italia dove riusciamo a produrre il terriccio adatto alla pianta che verrà rinvasata al momento. Solitamente si preparano grossi quantitativi di terriccio per poi invasare le piante. In questo caso noi abbiamo pensato di preparare dei terricci adatti alla pianta che verrà invasata al momento. In questo caso c'è praticamente questo mangia big ball, si chiama, è della torba che viene grattata in un certo senso e dosata su un nastro dove praticamente viene distribuita in base alla percentuale che noi abbiamo impostato. Abbiamo la possibilità di variare le percentuali e dei vari componenti del terriccio. Abbiamo dei dosatori dove stiamo mettendo del pomice, in questo caso abbiamo dei dosatori dove distribuiscono in un caso l'insetticida sistemico. Questo colore rossastro? Sì, colore rossastro, in una percentuale dove abbiamo impostato la ricetta, dove mettiamo un concime a cessione controllata. Dove concime sta in questa parte centrale, si capisce. E nell'ultimo dosatore possiamo vedere della calce, dove con la calce in base al quantitativo andiamo a impostare l'acidità del terriccio che occorre per la pianta che invasiamo in questo momento. Dai dosatori che abbiamo visto poc'anzi, il terriccio confluisce in un miscelatore dove, oltre ad amalgamare il prodotto, abbiamo la possibilità di mettere una certa quantità di acqua per far sì che i vari inerti hanno la possibilità di amalgamarsi meglio e vanno in linea poi all'interno delle invasatrici, una o l'altra, dipende dalla quantità richiesta con i sensori quando chiamano il prodotto. E quindi naturalmente i ragazzi in questo caso stanno rinvasando delle piante che da un'invasatrice hanno già il vaso con il foro già praticato, stanno sistemando e collocando la pianta da invasare. Una catena di montaggio impeccabile dunque? In un certo senso sì. Moreno, qui siamo al cospetto di? Allora, siamo vicino a un carrello già pronto per la spedizione. Praticamente le nostre piante vengono assemblate, preparate, imballate in questo modo ed è il modo con cui arriverà con dei trasportatori specifici in questo caso in un garden, in un vivaio, in qualsiasi operatore del verde, praticamente con la foto e già il cartellino. E in questo volevo introdurre il fatto che noi abbiamo cercato di creare un brand. È molto difficile creare un brand sulle piante perché è abbastanza anonimo come prodotto. Noi abbiamo fatto questo già da qualche anno, cercando di mettere un nostro cartellino personalizzato con delle caratteristiche anche proprio per cercare un brand di qualità. Diciamo che questo sul mercato è stato recepito in modo positivo e stiamo riscontrando dei buoni risultati e abbiamo la possibilità di offrire questa cartellinatura su qualsiasi varietà, anche spesso varietà dove il cartellino in commercio non è possibile trovarlo. Questo è il Rosmarinus officinalis, per chi non l'avesse capito, il semplice rosmarino profumato, gradevolissimo rosmarino. Prof. Luigi Menghini, allora, la storia di questa pianta meravigliosa. Intanto mi piace ridargli qualcosa di più importante, quindi non il semplice rosmarino, ma il nobile rosmarino. La pianta che è... Giusta correzione che accetto. Ce l'abbiamo, diciamo, la consideriamo ormai di casa perché ce l'abbiamo sempre avuta, siamo sempre stati abituati ad avercela nei nostri giardini coltivati, nei nostri ambienti spontanei, soprattutto per chi vive vicino al mare. È una pianta che ha seguito la nostra tradizione, la nostra civiltà proprio. È una pianta che nel tempo per esempio è stata anche associata ai culti dei morti. Mi piace far riprendere anche semplicemente la forma. Oggi la classica pianta che ci ricorda il culto dei morti è il cipresso, che siamo abituati a vedere vicino ai cimiteri. Ecco, vedete, la forma poi non è così diversa. Però sempre cercando di interpretare questi che sono stati gli utilizzi ormai legati alla storia e alla tradizione, potremmo interpretarla
legata al fatto che è proprio una pianta aromatica e probabilmente i vapori delle sostanze aromatiche che venivano liberate durante magari la combustione dei rametti fungevano da agenti antimicrobici e quindi oltre che profumare gli ambienti ma anche da agenti antimicrobici magari per le vie aeree. Pianta medicinale interessantissima soprattutto per le molteplici applicazioni che trascendono ovviamente quelle in cucina. Mi piace citare due che sono le applicazioni forse più moderne. Una è quella della pianta come fonte di agenti antiossidanti. Da questa pianta si ricava una resina che può essere utilizzata per esempio come conservante naturale da utilizzare anche in campo cosmetico, perché no, anche alimentare. L'utilizzo come stimolante della funzionalità digestiva. E qui forse la tradizione che abbiamo di utilizzarla in cucina perché rende più digeribile quello che mangiamo, fino a riprendere un utilizzo che ormai è quasi completamente scomparso dei bagni di rosmarino. Spesso quando abbiamo dei visitatori qui all'Orto Botanico mi chiedono ma come mai piante come il caffè, il tè nella cultura diciamo europea non ci sono, derivano tutte dall'importazione. Beh, questa forse è una delle piante che possiamo considerare i tonici che venivano utilizzati dalla flora diciamo disponibile nel nostro territorio.